Ed ecco una manifestazione importantissima qui nella nostra bella cornice del lago di Lecco, più preciso a Lierna, una mostra d'arte dedicata al vino con la nostra bellissima Olga Ritter Art, ormai parte inquadrante del nostro team Iris. Oggi ho interpretato un tema molto particolare, ci racconti un po', Olga? Possiamo anche vedere già uno dei quadri esposti qua. La mia cantina l'ho dedicata a metà al vino. Partiamo da questo quadro, che è stato il primo quadro dedicato al vino nel 2017, un quadro storico, perché a me piace il vino, preferisco il rosé, però mi piacciono tanti vini diversi, quindi ho creato questo quadro all'epoca. Dopo ho creato diversi quadri dedicati al vino, alcuni li ho venduti, alcuni ho esposto qua. Quindi tutto un tocco di colore, come ci siamo già abituati, quindi anche in questo tema abbiamo scelto la Vie en Rose, no? La nostra vita a colori, buon vino, buona cucina italiana, e la nostra magnifica cornice del lago di Lecco questa volta, qui nella città di Lierna. Quindi restate con noi, perché a breve vi faremo conoscere tutti gli artisti, l'intera manifestazione. Per chi non è qui in presenza, saremo in diretta su Iris TV, per voi di Natale. L'aggressione di questa magnifica manifestazione del progetto di Lierna, con il suo presidente in persona. Come nacque questo progetto? Questo è un progetto lungo, nasce ormai da 12 anni, tenendo conto che siamo stati fermi anche 2 anni per il progetto. È un progetto che nasce 12 anni fa e unisce le tradizioni con, diciamo così, l'accoglienza e la festa. In questo caso abbiamo unito anche, oltre alla parte culinaria, oltre alla parte gastronomica, tutti i prodotti chilometro zero, tutti i vini di cantine certificati, tutti i prodotti anche biologicamente adatti, giusti, tutti i prodotti chimici e verdi. Abbiamo deciso di unire quest'anno anche un percorso artistico insieme a questi nostri cantieri. Abbiamo degli artisti che ci sono prestati a portare la loro opera, la loro arte, accompagnando questo percorso con i loro quadri, le loro installazioni. Benvenuti a tutti e buon proseguimento per chi c'è già, perché avevamo cominciato un bel po' di ore, che finirà verso le 11, chiuderemo le cantine e dopo festeggeremo tutti assieme sul lago con un po' di musica, chiudiamo la serata tutti in compagnia, balliamo un po', ci divertiamo, che è lo spirito giusto, uniamo cibo, diciamo così, stomaco, mente e cuore, tutti insieme, e arte. Non poteva tutto che succedere solo sul lago di Lecco, solo qui, solo a Lierna. Quindi vi aspettiamo al prossimo anno per la prossima edizione. Thank you.
cosa diventerà. Quindi noi facciamo lezioni di primo, secondo e terzo livello in modo tale da divulgare una conoscenza più consapevole del prodotto. Quindi quello che noi stasera andiamo a fare è dare due dritte, diciamo, sulla degustazione del vino, due tecniche, due modalità di poter degustare il vino, ovvero intanto l'ONAV nasce non solo da un punto di vista tecnico, ma poi quando soprattutto noi che siamo di questo territorio cerchiamo anche di in un certo modo cerchiamo un attimino anche di promuovere il vino del territorio. In questo momento noi abbiamo due bottiglie, voi avete nel bicchiere una delle due bottiglie del territorio del nostro lago, dove si sono maggiormente sviluppati, diciamo, la consapevolezza, la tecnica di produzione del vino è soprattutto nel Basso Lago, nella zona di Montevecchia, e nella zona invece di Colico. Ecco, avete nel bicchiere in questo momento un vino di Colico, quindi dell'Alto Lario, quindi della parte alta del lago, e cerchiamo un attimino di capire come si degusta il vino. Quindi una delle prime lezioni che ci vengono fatte ai corsi è com'è che si degusta il vino. Prima di tutto il vino si degusta con i nostri cinque sensi, con la vista, con il naso e con la bocca. Soprattutto si inizia tenendo in modo opportuno il bicchiere. Il bicchiere viene tenuto non mai, se non è, a meno che non sia un vino rosso, in questo caso stiamo parlando di vini bianchi, non si tiene mai a contatto con la nostra pelle, con la nostra mano, perché noi abbiamo 37 gradi di temperatura, il vino in genere viene servito verso 10-15 gradi, quindi c'è una forte espulsione termica, quindi si rischia di dare uno shock termico abbastanza elevato, per cui lo si deve tenere il bicchiere in questo modo. Quindi allontaniamo la temperatura corporea dalla temperatura del vino. Un secondo perché teniamo in questo modo il bicchiere, perché ci viene facile poterlo roteare, e poi vi spiego il perché si deve roteare, non solo perché si deve fare, non è solamente per sembrare saccenti sul vino stesso, ma la cosa più importante è perché mantiene, visto che noi dobbiamo giudicare il vino non solo alla vista ma anche al naso, mantiene l'odore del vino lontano dal nostro polso. Il polso ha degli odori naturali, poi se si fa una degustazione in genere non ci si deve profumare, perché il profumo ovviamente potrebbe sovrastare quello del vino, di conseguenza è meglio tenere a distanza gli odori naturali dagli odori del vino. Dopodiché, perché si deve ruotare il vino? Perché quando noi abbiamo messo il vino nel bicchiere, intanto una prima analisi olfattiva che viene fatta è a vino fermo, quindi noi si mette il naso nel bicchiere e si sente per pochi secondi che cosa il vino vi può dare da un punto di vista degli odori. E questo è perché ci sono le molecole più leggere del vino, che sono quelle che evaporano prima e sono quelle che noi sentiamo prima al naso. Però ci sono anche molecole più pesanti, che quindi hanno bisogno di ossigenare, e quindi con la rotazione del bicchiere vengono a contatto con l'ossigeno, quindi quelle più pesanti vengono scosse, vengono portate su, e quindi oltre a quelle più leggere si dà la possibilità anche alle molecole più pesanti di poter venire, di poter essere annusate al nostro naso. Quindi siamo passati dalla parte, diciamo, del naso. Ovviamente la parte visiva è una parte importante, qua la luce non è proprio quella da degustazione, ma in genere sono luci fredde, bianche, però in genere si porta il bicchiere su un foglio bianco e si nota anche il colore del vino stesso. In questo caso è un giallo paglierino, abbastanza scarico, se vedete poi il contorno del vino è addirittura bianco, si dice unghia cartacea, proprio perché un vino ed è un tipo di vitigno, quindi l'uva con cui viene fatto, dà questo tipo di colore. In genere il vino poi con il tempo cambia colore, il vino abbastanza giovane è di questo colore, poi man mano diventa più dorato, quindi più carico, fino a diventare ambrato, tipo i passiti, ma perché il colore man mano regredisce o comunque si evolve. Nei vini rossi invece si passa da un violaceo fino a un colore aranciato mattonato, che è la propria evoluzione delle molecole del vino stesso, che porta a una colorazione diversa. Quindi, perché noi facciamo tutto questo? Per capire se il vino è stato fatto bene, se il vino tecnicamente è corretto. Quindi abbiamo visto agli occhi
abbiamo sentito al naso come si esprime, già in prima, diciamo, una prima sensazione, sappiamo questo è il B, vero? È il B, giusto? I'm gonna make you mine.